Buonasera, innanzitutto ringrazio Liberi TV per la partecipazione e per l'attenzione che ha verso tutti gli eventi organizzati dalla Proloco che rappresento. Oggi è una giornata sicuramente importante, un qualcosa di positivo e di particolarmente apprezzato. Non solo l'intitolazione del Civico Museo al nostro illustre concittadino Valentino De Fazio, ma anche un premio dedicato sempre a Valentino De Fazio, che è stato consegnato al dottor professor Italo Porto, professore ordinario presso l'Università di Genova. È un grande orgoglio per noi, non solo platanesi, ma penso per tutta la Calabria, avere una personalità di questa caratura a livello internazionale, e perciò siamo orgogliosi di aver consegnato questo primo premio in questa prima edizione al dottore Porto. Cosa dire, un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno collaborato, ovviamente all'Associazione Felice Mastroianni, all'amministrazione comunale, al sindaco e anche ai soci della Proloco che si sono adoperati per far sì che questa manifestazione riuscisse a pieno. Un grande risultato che speriamo continui negli anni, e ovviamente, come dire, come sempre un sentito e caloroso ringraziamento a tutti i partecipanti anche da fuori Platania, e un invito a seguirci ancora per le tante e tante iniziative che come Proloco porteremo a termine in questo appena iniziato 2020. Grazie di nuovo.